Con la consegna degli attestati in sala giunta si è concluso il primo corso di formazione gratuito per babysitter e assistenza agli anziani, promosso dalla terza municipalità e finanziato dai Lions Club. Il progetto, avviato in forma sperimentale attraverso un avviso pubblico promosso da Comune e dalla municipalità, ha coinvolto 44 partecipanti, 22 per ogni specializzazione, in percorsi formativi di 30 ore ciascuno, che puntano a migliorare la qualità del servizio offerto alle famiglie. Il bisogno dell'assistenza agli anziani e il bisogno dell'assistenza all'infanzia sono due bisogni fondamentali che, soprattutto da un punto di vista anche professionale, oggi ci riguardano direttamente, che sono tante le babysitter che si approcciano a questo lavoro e sono tante le badanti che si approcciano a questo senza avere un minimo di conoscenza e consapevolezza anche dell'accudimento. Il successo è dato anche dal fatto che sono dei corsi di formazione gratuiti, le ragazze non percepivano nemmeno un euro per quanto riguarda le spese di trasporto e c'è stata invece una partecipazione circa del 90%. L'obiettivo è proprio quello di offrire una possibilità di venire fuori, no, con le proprie competenze, svolgendo una funzione importantissima che è quella di cura all'interno delle nostre famiglie. Tenuti da medici e specialisti dei Club Lions, i corsi di formazione per anziani e babysitter ripartiranno a settembre. L'elenco dei partecipanti che hanno conseguito l'attestato è consultabile presso l'osservatorio sanitario istituito dalla terza municipalità e sul sito dei Lions. Abbiamo stabilito un ponte tra la pubblica amministrazione, quindi il comune e la municipalità, e un'associazione come i Lions, che è un'associazione umanitaria che ha come scopo quello di fornire servizi alla comunità, che il tutto si inserisce in un progetto più ampio che si chiama Napoli la città che vorremmo e che serve proprio a cercare di migliorare la vivibilità di questa nostra città.